A causa dell'emergenza legata al Covid-19, non si è potuta ripetere lo scorso settembre l'annuale magia della Fiera della Fregagnola, nata nel XV secolo come Fiera di Santa Lucia. A tal proposito, si è tenuta una grande manifestazione domenica 20 dicembre 2020 durante la Santa Messa delle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Candalonga dell'edizione 2020 del premio Pietro Carbone e la consegna della parte dell'associazione Indefiera della Fregagnola delle chiavi del mastro di festa nelle mani di Santa Lucia nel ricordo della fiera antica e come auspicio della futura edizione. Tutto è iniziato con una Santa Messa celebrata dal parroco Don Luigi Rossi. Al termine della Santa Messa vi è stata la presentazione dell'edizione 2020 di tale premio a cura del presidente dell'Associazione Indefiera della Fregagnola, dottor Mimmo Pizzolante. Quest'anno tale premio è stato assegnato ai familiari del compianto onorevole Ugo Valiante. In più, premio speciale anche a due componenti della comunità parrocchiale di Cannalonga, nello specifico alla signorina Graziella Pasca, quale componente del gruppo teatrando dell'oratorio Santa Turibio, e al signor Massimo Antonio, quale realizzatore di stupendi presepi artigianali esposti nella chiesa di Santa Maria Assunta e in alcune attività commerciali di Vallo della Lucania. L'intervento innanzitutto dell'amico del compianto Ugo Valiante, il signor Tonio Ruggiero, dell'impresa edile Ruggiero. Solo un ricordo personale, mi piace però ricordare che sempre il dottore Valiante, che non mi perdonava mai la sigaretta che sempre mi accompagnava, pure con un sorriso bonario e intelligente che sempre l'ho connotato, anche quando non gli tornava né utile né comoda, ha affermato sempre la verità. La verità è con resse punto. Grazie. Vi è stato anche l'intervento del signor Mario Filippo, componente della comunità parrocchiale di Cannalonga e amico del compianto onorevole. Io sono molto emozionato e non so se sarò in grado di parlare a voi perché trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti non è certo facile. Prova a ricordare una persona che manca a tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerla. Una persona che potrebbe essere descritta con innumerevoli aggettivi: brillante, allegro, buono, cordiale, disponibile, affettuoso, caritatevole, valido e apprezzato professionista. Ma per me l'aggettivo più indicato è speciale. Per me, infatti, è stata una persona speciale. Il tutto è continuato con l'intervento anche del sindaco del comune di Cannalonga, il dottor Carmine Lavorito. È difficile parlare di una figura che secondo me mette insieme un po' di aspetti diversi tra di loro, forse anche contrastanti, Giulio, che è riuscito sempre a rappresentare quello che aveva dentro, ma sempre nell'interesse della gente, sempre nell'interesse della persona. Ha ritirato il premio dedicato a suo padre, uno dei figli del compianto onorevole Ugo Valiante, il signor Cesare Valiante. Oggi ho sentito le parole cuore, umanità, e quello che traspare per me, che non le ho vissute direttamente, ma attraverso gli altri, e sono soggetti di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi età, perché poi il dottore riusciva ad ottenere una corresponsione da chiunque, e sono tutte manifestazioni legate a questa umanità, a questo sorriso, alle parole che ho sentito dire troppo commoventi da Mario, ma comunque assolutamente vere. Sì, non potevamo lasciare indietro questo premio meraviglioso per me perché esprime tutta la tradizione, tutta la voglia, tutta la passione che il nostro maestro Pietro Carbone ci ha messo per tramandare a noi tutto quello che oggi noi sappiamo.